il 29 gennaio ad Aprilia, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio, i militari del locale Norm, unitamente al personale delle stazioni carabinieri di Campoverde e Sermoneta, hanno deferito all'autorità giudiziaria, in stato di libertà, un uomo di Sezze, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché a seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento e la somma di 320 euro, il tutto sottoposto a sequestro, un giovane di Aprilia, per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una katana lunga 42 cm complessivi, con lama di 23,5 non affilata, sequestrata, un 38enne di Sermoneta, per lavori edili in assenza delle prescritte autorizzazioni, poiché ha realizzato una recinzione in muratura presso un lotto di terra, senza le rispettive autorizzazioni, e un 34enne di Aprilia, per tentato furto aggravato, in quanto sorpreso mentre asportava cavi in ferro e materiale in rame all'interno di un ristorante del luogo. L'ospedale del Golfo a Gaeta nell'area Cappuccini. Oltre 10 ettari di proprietà comunale, insistenti sulla sommità del Colle Cappuccini, confinanti con l'attuale presidio sanitario dell'ASL Monsignor di Viegro, è questa per l'amministrazione comunale di Gaeta la sede ideale del nuovo nosocomio del Golfo e a tal fine è disponibile a concederla a titolo gratuito alla Regione Lazio. La questione è stata portata all'attenzione del Consiglio Comunale che nel corso dell'ultima riunione ha espresso un sì unanime alla manifestazione di tale disponibilità. Vogliamo contribuire a potenziare e migliorare l'offerta sanitaria nel comprensorio del Sud Pontino, dichiara il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, nella consapevolezza delle problematiche esistenti e delle difficoltà sanitarie cui sono sottoposti i residenti del nostro territorio. Disagi che si acuiscono con i flussi turistici della stagione estiva. Di qui la piena disponibilità alla concessione gratuita e immediata dell'area finalizzata alla costruzione del nuovo ospedale del Golfo. Anche in considerazione del fatto che l'utilizzazione del terreno in questione consentirebbe un enorme risparmio per le casse dell'erario regionale in quanto non occorre procedere a nuovi acquisti o attivazioni di procedimenti espropriativi. L'ultima gara della prima giornata della seconda edizione del torneo interscolastico Trofeo Benacquista ha visto affrontarsi la compagine dell'Istituto Tecnico Vittorio Veneto Salvemini, padrona di casa, e la formazione ospite dell'Istituto San Benedetto. La gara è stata condotta fin dalle prime battute dai ragazzi del San Benedetto, che hanno gestito l'andamento incrementando il vantaggio frazione dopo frazione e conquistando la vittoria sul risultato finale di 46-78. Confermata anche in questo frangente la grande disponibilità da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti che insieme allo staff della Latina Basket, hanno fatto vivere agli studenti una mattinata all'insegna dello sport e del divertimento. Il 30 gennaio alle 15:20 circa a San Felice Circeo i militari dell'Arma del Luogo, in esecuzione dell'ordinanza di revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione emessa il 29 gennaio dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, ufficio esecuzioni penali, hanno arrestato un uomo di 58 anni residente a San Felice, che era stato condannato per detenzione abusiva di armi. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Latina, dovendo scontare la pena residua di 20 giorni di arresto. Victor Hugo diceva, chi apre una scuola chiude una prigione. Di contro, la chiusura di una scuola è una grande perdita per una città, una sconfitta sociale e morale per tutta la popolazione. E così Aprilia perde la storica scuola dell'infanzia paritaria di Via del Tufetto, gestita dalle suore trinitarie. Da giugno infatti si fermerà l'attività di asilo privato paritario, troppo alti i costi di gestione da coprire con le rette dei bambini. Negli ultimi mesi, per pagare le insegnanti, le suore si sono anche tagliate il loro stipendio, ma purtroppo non è bastato.
La struttura, voluta dalla contessa Aline Macchi di Kellere, che risiedeva in una villa a poca distanza, era nata come orfanotrofio negli anni 60 e col tempo si è trasformato in scuola dell'infanzia, gestita dalle suore trinitarie. Poco prima della sua morte, negli anni 80, la contessa donò la struttura all'Ordine dei Cavalieri di Malta, i quali hanno garantito la permanenza delle suore con un contratto di locazione gratuita. Una grave perdita per Aprilia, da sempre legata alla presenza di queste religiose che hanno cresciuto tre generazioni di bambini. Il 29 gennaio alle 19 circa affondi i militari dell'arma del luogo, in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo stesso giorno dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, ufficio esecuzioni penali, traevano in arresto una donna di 44 anni che dovrà scontare una pena residua di 7 anni di reclusione per violazioni alle norme in materia di stupefacenti. Sono iniziate venerdì scorso le opere di manutenzione della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale di Cisterna. È infatti diventato operativo l'accordo quadro tra il comune e l'operatore privato incaricato di provvedere all'esecuzione di interventi in maniera tempestiva ed efficace. Si tratta di una serie di azioni non determinate nel numero, ma programmate e su chiamata, che consentono di gestire con maggiore rapidità interventi di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza. Quello del cattivo funzionamento della pubblica illuminazione, purtroppo, è un fenomeno che si sta presentando con sempre maggiore frequenza a causa di una rete elettrica ormai divenuta alquanto fatiscente e pertanto, nonostante la riparazione o la sostituzione di una parte dell'impianto, non è raro il caso che la luce possa tornare nuovamente a mancare. Gli interventi sono iniziati già nello scorso fine settimana con la riattivazione dell'illuminazione in alcune aree del popolato quartiere San Valentino. Successivamente, anche grazie alle segnalazioni giunte dai cittadini, si procederà secondo un programma di priorità sia nel centro urbano che nelle zone della periferia. La convenzione che come comune stiamo per sottoscrivere con Open Fiber rappresenta una grande occasione per Latina che potrà beneficiare di una connessione ultraveloce, ma non può gravare sulle spalle dei cittadini, le ditte chiamate dalla società ad intervenire sul manto stradale tagliato dagli scavi devono eseguire i lavori garantendo la giusta qualità, in adempimento agli obblighi di ripristino derivanti dalla convenzione stessa. Così l'assessore ai lavori pubblici Emilio Ranieri martedì nella seduta della Commissione Governo del Territorio dedicata alla stipula della convenzione con Open Fiber per il cablaggio di 40.000 unità immobiliari in città. Nel corso della seduta Ranieri ha chiarito che, per una serie di difficoltà amministrative legate al suo subentro dopo le dimissioni di Buttarelli e alla delicatezza delle problematiche inerenti all'utilizzo delle infrastrutture comunali, finora si è operato senza una convenzione ma con semplici denunce di inizio attività, la convenzione, ha spiegato l'assessore, oltre a stabilire le modalità di scavo e le procedure autorizzative per la posa della fibra ottica, consentirà di limitare l'impatto degli scavi sul territorio prevedendo, dove possibile, l'utilizzo di infrastrutture già esistenti individuate insieme ad Open Fiber. È arrivata la tanto attesa convocazione per il Consiglio Comunale di Sermoneta, previsto per il prossimo 8 febbraio a partire dalle 17. Le indiscrezioni della vigilia, che parlavano di un primo cittadino che si sarebbe limitato a comunicare all'assise la nuova formazione della giunta, le nuove deleghe e i punti programmatici da qui alla fine naturale del suo mandato, sono state confermate. Nessun vincolo di fine mandato utile anche a contare le forze in campo, nessuna richiesta nei confronti dei consiglieri, come peraltro la legge gli consente di fare, niente di tutto ciò, solo comunicazioni e probabilmente l'apertura di un dibattito in aula che, comunque vada, non porterà ad alcun voto da parte degli esponenti politici votati nel 2014. Motivo per il quale, nell'ottica di questa ipotesi, diventava fondamentale per dare la parola alle forze politiche coinvolte nella mozione di sfiducia protocollata lo scorso 29 gennaio e firmata da 5 consiglieri comunali, Agostini, Scarsella, Montechiarello, Giovannoli e Marcelli.
Ma, decisamente a sorpresa, il presidente del Consiglio Comunale Luigi Torelli non ha inserito la stessa all'interno dell'ordine del giorno, nonostante la chiara volontà espressa dai consiglieri nelle quattro pagine del documento e la necessità di mettere la parola fine a questa situazione politica di incertezza che ormai perdura dal dicembre dello scorso anno. La legge, in questo caso, favorisce il presidente della massima assise cittadina, con norme chiare sulla presentazione delle mozioni di sfiducia, che devono essere discusse da 10 a 30 giorni dopo la loro presentazione. Ma in considerazione della ristrettezza dei tempi e dello stato in cui versa l'attuale maggioranza di Sermoneta, probabilmente la scelta del presidente della massima assise cittadina poteva essere diversa, considerato anche che il suo ruolo istituzionale prevede la tutela di tutto il Consiglio Comunale, soprattutto di chi si trova in minoranza.